Buongiorno a tutti. Oggi sono veramente contenta perché finalmente mi è arrivata la piastra. Eccola qua, la StemPod 3.0. L'aspettavo, la desideravo veramente da tanto. Quindi adesso la voglio aprirla insieme a voi e voglio testarla insieme a voi. Quindi vedete, non è stata proprio aperta. Mi è stata regalata appunto per il mio compleanno, quindi ringrazio la persona che mi ha fatto questo splendido regalo perché la desideravo davvero da tantissimo, non so neppure da quanto tempo, troppo forse. Comunque non vedo l'ora di provarla e non so se vale il prezzo, tanto che costa un bel po'. Comunque, apriamola insieme. Vediamo un po', sono curiosissima di provarla, non vedo l'ora di provarla. Questa piastra a vapore l'ha sempre usata la mia parrucchiera e no, mi ha sempre ispirato fiducia. Immagino. Questo è il contenitore per riempire il serbatoio dell'acqua. Eliminiamo questi. Allora, tutto sta nel capire come fare a riempirlo. Infatti, vediamo un po' come vedete. E quindi l'acqua distillata naturalmente va inserita qua dentro e poi agganciato. Qua ci sono i tastini per la regolazione della temperatura. Prima impressione negativa è che non è dotata neppure di una custodia. Quindi questa è una prima impressione negativa, cioè voglio dire una piastra del genere che non è dotata neppure di una custodia, anche un borsellino, qualcosa, secondo me doveva averle in dotazione, però vediamo un a po', questo punto vado a vediamo. fare lo shampoo e ci vediamo dopo. Allora, ho lavato e tamponato i capelli e adesso procedo con l'asciugatore. Semplicissimo. Non so se riuscite a vedere il vapore. Come vedete, ho i capelli molto crespi, al naturale sono molto crespi. Allora, prima impressione a caldo molto positiva, ha tolto egregiamente l'effetto crespo. Come vedete, sono molto lucidi in una sola passata, però io naturalmente ho insistito un po' di più perché
voglio che mi durino per tutta la settimana o quasi. Quindi io la consiglio, è una piastra molto molto valida, è molto valida, veramente secondo me è un ottimo investimento, perché il suo lavoro lo svolge molto egregiamente, quindi a me piace tanto, ho insistito un po' di più perché voglio che mi duri tutta la settimana la piega. Sicuramente non andrò a passarla tutti i giorni, perché non si fa, e quindi eviterò di passarla tutti i giorni, e appunto sono andata ad insistere proprio perché voglio che mi duri tutta la settimana, e credo proprio che mi durerà tutta la settimana, perché quando la provai dalla parrucchiera mi durò tutta la settimana, quindi sono molto curiosa di scoprirlo. A me questa piastra piace. E un'altra cosa che ci tenevo a dire, mi raccomando, quando andate a mettere l'acqua nel serbatoio deve essere acqua demineralizzata per evitare di rovinare la piastra con l'acqua del rubinetto. E adesso metto qualche goccina del mio siero scintillante porto i capelli, è stupendo. Non so se riuscite a vederlo, è magnifico. Sono lieti pregiati e poi profumatissimo. Profumo di cacao. Quindi, metto un pochino sulle punte. Evitando naturalmente le radici. Oggi profumerò tutto il giorno di cacao. Non so se riuscite a vedere le mie mani. Non è unto, è molto asciutto. Profumatissimo di cacao. Buonissimo davvero. E questo è il risultato finale. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima!